La storia di Maria Assunta Toniacci, che da 10 anni vive attaccata a una macchina, questo però non le ha impedito di diventare una pittrice. Bisogno di praticare le proprie capacità artistiche attraverso la pittura, in questo caso non conosca ostacolo fisico, e la comunità di Massa Martana ha permesso a queste capacità di essere messe in mostra. Seguiamo Minolo Russo. Bisogna reinventarsi una vita. Lo sguardo per comunicare con il mondo esterno, lo sguardo anche per dipingere, per consegnare agli altri la testimonianza visiva che la vita non ha limiti, anche quando i limiti la vita te li impone. Maria Assunta Toniacci da più di 10 anni vive legata a una macchina. Credo che per affrontare la sofferenza bisogna cercare di approdare ad un livello superiore di spiritualità. Maria Assunta, 53 anni, vive assistita nella sua casa di Viepri, frazione di Massa Martana, con il marito e una figlia, Angelica, oggi 14enne, la quale aveva appena 6 mesi quando la malattia un giorno ha stravolto la vita di tutti. Sono dell'idea che sia necessario vivere il presente. Il passato aiuta come esperienza, il futuro deve ancora avvenire. Non credo di poter preoccuparmi per un qualcosa che ancora non esiste. Lontano dalla parte pratica della vita nasce il desiderio e anche necessità di dare ricchezza allo spirito. La pittura, nata attraverso un puntatore oculare, per Maria Assunta è diventata un impegno, quasi una sfida, al punto che l'amministrazione comunale e il Rotary di Todi hanno raccolto le sue opere e le hanno organizzato una mostra nel centro storico di Massa Martana. Risultato una gioiosa raccolta di luce, paesaggi e colori che ha sorpreso l'intera comunità.